Ciao ragazzi, ben ritrovati. Anche quest'oggi giochiamo con dei coltelli, ma dei coltelli diversi. Ho preso questi Black Ronin, sono dei coltelli da 15 centimetri in lunghezza e sto facendo degli esperimenti. Sto provando a lanciarli tutti e tre contemporaneamente, oppure, in questo caso vedi, tutti e tre contemporaneamente, oppure tutti e tre ma con la stessa mano. Insomma, sto giocando un pochino, sto sperimentando. Quindi con la stessa mano lo tieni, praticamente come funziona? Lo tengo così, quando sto per lanciarlo questo scorre il primo, tum, faccio scorrere il secondo e scorrere il terzo. Sto provando questa tecnica nuova, oggi è il primo giorno che la sto provando. Quindi, tum, 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 capito? Quindi vi dicevo, per provare a lanciare tre coltelli in una mano, tre coltelli insieme o anche di più, si sposta il primo in avanti e col medio, vedi, così, sposto il primo in avanti e col medio blocco gli altri due, questo scorre, fume, va, contemporaneamente quest'altro, tum, scorre, va, mentre tengo questo col medio, e poi anche l'altro. Riproviamo, vedi, così, sposto in avanti, tum, uno, sposto in avanti, tum, due, e il terzo, pam, vai così. Direi che quando ci prendi la mano inizia a essere interessante, perché, non so, penso di lanciare tre coltelli in un secondo, poco più o poco meno, vai a sapere. Cioè, se ci si allena bene, tanta roba. Vediamo, Non so quanto tempo è passato, ma il 2 non l'ho fatto, uno forse. Avendo questa capacità è bello perché ti puoi spostare, puoi lanciarli anche in modi diversi. Tipo puoi lanciare il primo, pam, in questo modo. Il secondo, tum, normale così. Il terzo lo fai girare, ti allontani, quindi ce l'hai a 180 gradi, bam, e lo lanci così. Bello, molto interessante. Poi tenendo il sinistro nella mano, la cosa può essere anche più veloce, perché tu lanci il sinistro contemporaneamente al destro e poi l'altro nella mano di destro e lo spari così. In questo caso sono molto molto veloci. Molto molto veloci e abbastanza precisi. Sto facendo degli esperimenti. Mentre con una mano li faccio scorrere, tipo. Tu, due in fila, opla! E il terzo. Abbiamo visto un po' di lanci, i tre migliori che consiglio con questo tipo di coltello sono appunto il lancio diretto, pam a 90 gradi, tac, il 180 gradi, quindi da punta a tac a punta, e il 360 che è da manico a punta, che è un giro completo totale. Poi più in là si va più rischiano di volare un pochino perché sono un po' leggerini, però che dire, un gran bel coltello Black Ronin, niente male. Oh, non so, ora non ho un cronometro, ma forse anche meno di un secondo, tre coltelli in meno di un secondo. Bello, cavolo. Vediamo, Urca! Per poco! L'ho visto in mezzo alle mie balline! Cavoli, non so quanto è passato, ma secondo me meno di un secondo. Cioè, beh, che dire ragazzi, direi missione compiuta, perché il mio obiettivo era appunto lanciare tre coltelli con una mano. E direi che ce l'abbiamo fatta. Tanta roba. A presto. Ciao ragazzi. Bellissimi.